sempre in imbarazzo, ma a parte questo devo ringraziare io lui in particolare, lui ha detto che approfittiamo anche della presenza degli amici zamboniani, che ringrazio per essere venuti e come dicevamo anche oggi, questo è solo l'inizio, diciamo, di una rassegna che oggi è nata per conoscerci e per capire quali magari possono essere gli elementi migliorativi per il prossimo anno. Però è un evento al quale noi teniamo molto, quindi innanzitutto vi ringrazio per essere stati qui ad Ebola, nonostante poi il cattivo tempo. Ebola è una città che sta valorizzando molto, quindi sta lavorando molto sulla valorizzazione culturale. Beppe è l'emblema della promozione della valorizzazione, io sono cresciuto con lui come tanti, anche il turismo di Ebola, quindi è un altro elemento importante di supporto, di coordinamento alla rete che abbiamo creato. E Beppe, il nostro cavaliere, fa parte, diciamo, è l'apice di questo elemento di promozione culturale che nasce da tanti tanti anni fa. Quindi io da allora, da giovane assessore, mi sono affiancato a lui per conoscere ancora meglio, per capire quali possono essere gli strumenti di promozione culturale, oltre che, diciamo, turistica della nostra città. E inoltre vorrei anche salutare Carmela, ringraziarla sempre quindi per quello che lei e il marito hanno lasciato alla città di Ebola, quello che è il segnale di Orlando. A questo però voglio aggiungere un dato che è questo elemento aggiuntivo che per la prima volta abbiamo portato ad Ebola, grazie a Beppe, che è questo festival della Zampogna. C'è una tradizione che voi conoscete molto meglio di me e che ormai fa parte anche del sottostato culturale del nostro periodo, a volte viene vista la Zampogna come nel periodo natalizio. Però io credo invece che proprio lo studio della zampogna, della ceramella, dell'organetto, che rappresenta proprio secondo me l'emblema della nostra cultura, delle nostre tradizioni, della nostra storia. E quindi lo vogliamo fare proprio non collegandolo solo a quello natalizio, ma proprio per valorizzare questa vostra professione, perché è una professione, un mestiere di persone che amano questo strumento, che amano la terra, e poi è uno strumento unico, secondo me, anche difficile, forse da realizzare sicuramente. E quindi a nome della città di Ebola ancora una volta vi ringrazio per essere stati qui. Siamo innanzitutto una chiesa, poi sicuramente l'avrò detto bene, dietro a affermare che fosse la più antica della città di Ebola, una chiesa importante per noi, perché proprio in questa chiesa sono nati tanti progetti, oltre sono tanti progetti che sono partoriti e che poi hanno trovato un grande rispetto. E poi ancora una volta ringrazio il Centro Culturale degli Storici per la Medina, infatti si mette sempre dall'altro, perché quando io ero un giovane assessore avevo due punti di riferimento, Bettina e Beppe. E grazie a loro forse mi sono cresciuto e grazie a loro mi cresceva più da tempo. Grazie ancora a voi per la presenza. Il Centro Culturale e Studi Storici ha organizzato questa manifestazione della Zampogna, un raduno che vede zampognari dalla provincia di Napoli, di Caserta e del Salernitano. La Zampogna è una tradizione che Eboli aveva fino agli anni 50 e purtroppo non ce ne sono più. E abbiamo pensato di chiamare tanti amici da questi paesi e oggi hanno allietato le strade della città, iniziando dalla chiesa di San Francesco per poi passare in altre chiese perché ahimè stamattina pioveva, ma oggi il tempo è clemente e allora tutte le strade sono state inondate da zampogne, tamburelli, fisarmoniche e pifferi. Ringraziamo l'Associazione Culturale Il Saggio di Eboli che oggi ha voluto qua tutti gli zampognari della provincia di Napoli, del Salernitano e della zona del Potentino anche. Siamo qua riuniti oggi per portare avanti questa cultura delle zampogne che da anni che si stava perdendo. Sono Rocco, ho 16 anni e questa tradizione me l'hanno tramandata la famiglia perché nella mia generazione pochi la suonano, però io ho una famiglia che bene o male quasi tutti la suonano.